Buongiorno e ben ritrovati! Oggi prepariamo insieme un contorno di zucchine facile e velocissimo, ma davvero tanto buono. Saranno delle zucchine ammollicate, che prima ho fatto saltare in padella e insaporito per bene, e poi cosparso con una gratinatura a base di pan grattato e tanti altri ingredienti, che le renderanno un contorno perfetto ad ogni occasione. E inizio proprio da quella che sarà la nostra ammollicatura. In una padella metto circa 3 cucchiai di pan grattato, anche 4, uno spicchio d'aglio, 15 g di pinoli, una decina di olive che ho fatto a rondelle e un paio di pomodori secchi che ho fatto a pezzetti, un po' di origano, un filo d'olio e accendo il fuoco. E ora lascerò tostare il pan grattato insieme ai pinoli e agli altri ingredienti. Saranno necessari davvero pochi minuti. Appena il pan grattato prenderà un bel color nocciola, potremo spegnere. Ecco, perfetta così. Questa possiamo spegnere e toglierla. E raccolgo il pan grattato in una ciotola. L'aglio lo togliamo, che non ci occorre più. Questo pan grattato ha un profumo eccezionale. E questo lo teniamo un attimo da parte mentre prepariamo le zucchine. Ho qui 600 g di zucchine che ho già lavato. Le privo delle punte. Poi le taglierò. Decidete voi come tagliarle, indifferente. Io le farò a bastoncini. Quindi divido le mie zucchine a metà. Poi così. E poi le taglio a bastoncini. E torno di nuovo ai fornelli. Metto le zucchine in padella. Olio, sale e uno spicchio d'aglio e lascio saltare senza aggiungere acqua. Di tanto in tanto le giro. E dopo 15-20 minuti le nostre zucchine sono ben cotte e dorate. Possiamo spegnerle. A fuoco spento aggiungo appena un po' d'aceto, sarà un cucchiaino. Mescolo ancora. Tolgo l'aglio. E aggiungo subito la metà del nostro pan grattato che abbiamo fatto tostare prima. Mescolo ancora un po' e posso impiattare. Ancora un po' della nostra mollica e le nostre zucchine ammollicate sono pronte. Buonissime come contorno, ma anche per condire una pasta o da mettere su un crostino di pane. Le assaggio. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto. Belle croccanti e saporitissime.